Prova. Dovremmo esserci. E ci siamo. Allora, ciao a tutti. Buonasera, il pupotto. Ecco, oggi abbiamo un po' di cose diverse. Abbiamo montato il green screen su grande richiesta. E su grande richiesta, come da titolo, faremo Ori and the Will of the Wisps. Ora, rimane solo un grosso problema, perché io vi lascerei anche l'audio del gioco, però non so se lo posso fare. Questa è una cosa molto divertente. Io non so se rispetta i copyright l'audio del videogioco, questa cosa mi dovevo informare forse prima. E quindi metterò il videogioco molto basso, speriamo bene. Sì, lo metteremo l'audio, chiaramente, però basso, perché ho paura che violi i diritti di copyright. Non lo so, mi dovevo informare e non l'ho fatto. Il green screen è tremendo comunque, veramente, perché non, purtroppo molta della strumentazione causa coronavirus non è qua, non la posso andare a recuperare, quindi ci accontentiamo di quello che c'è. Però diciamo che sì, penso che potremmo già passare alla scena del videogioco, che ovviamente adesso non funziona più, perché è sempre così. Allora, dovrebbe essere abbastanza facile in realtà. Vediamo, ora dovrebbe essere arrivato anche l'audio del gioco, forse. Dovrebbe essere arrivato l'audio del gioco. Ora facciamo qualcosa, che lo dobbiamo comunque abbassare. Stacchiamo la musica e abbassiamo l'audio un pochino. E speriamo che vada tutto bene, che non succeda niente. Allora, per quanto riguarda la tastiera, visto che ieri vi siete lamentati tantissimo della tastiera, ieri domenica vi siete lamentati tantissimo della tastiera, che stavo dicendo? Sì, oggi userò questo. Nonostante la descrizione ci sia scritto nerdone da tastiera, per forza di cose devo per forza usare il joystick. Allora, vi racconto un po' di cosa parla il gioco. Sì, allora, il gioco intanto è un sequel già di un gioco uscito nel 2015 che si chiamava Ori and the Blind Forest. E stiamo giocando a questa versione perché è l'ultima, fondamentalmente, non per altro. E quindi faremo questa versione, che è il sequel.
E parla, la prima versione, la prima parte del gioco parlava di, vi leggo la descrizione testuale. La foresta di Nibel sta morendo a causa di una serie di eventi devastanti, scatenati da una violentissima tempesta. Un improbabile eroe inizia così il suo viaggio alla scoperta del proprio coraggio. Riuscirà ad affrontare un'oscura nemesi e a salvare la sua casa? La risposta è sì, tant'è che... Allora, ciao, I have no souls. I componenti del mio PC sono scritti in descrizione, ora te li vado a leggere. Allora, ha una CPU Ryzen 5 2006X, 6 core 12 thread, una GPU, una AMD Radeon RX 5007 XT da 8 GB, sostanzialmente la competitor della 2070 Pro, fatta da AMD, 16 GB di RAM DDR4 a 3 GHz, core 6 Vengeance, un SSD da 480 Kingston un po' vecchiotto che andrà sostituito a breve. E la scheda madre è una B450 Aorus DDR4, è la versione nel mini ATX per metterla nel case, appunto, che è un Cooler Master Masterbox Q3000L. E sono componenti sufficienti per streamare, sì. Dovrei aver impostato 60 frame al secondo. Stiamo giocando a 720 perché Twitch ci costringe a questa risoluzione non avendo la partner e di conseguenza adesso andremo ad iniziare il gioco. Vi ricordiamo, per chi non l'avesse fatto, di seguire Zarfory Controller TV su Twitch. Il gioco di questo è di quest'anno, di qualche mese fa, se non erro. Ho detto una stupidaggine, correggetemi se sbaglio. E niente, quindi io direi di andiamo a fare il gioco. Io non l'ho iniziato, non l'ho proprio iniziato, ho semplicemente provato che funzionasse per non evitare i problemi dell'altro giorno. E andiamo, vediamo che succede. Avvia partita, slot vuoto. Io, se nessuno si offende, inizierei con modalità normale. Perché non l'ho mai fatto. Casomai decidiamo di fare una speedrun a modalità difficile o una sudden death. Una volta che lo finiremo. Marzo 2020, ho indovinato, sì. Ho indovinato. Io spero che non sia troppo forte l'audio per Twitch. Però va bene. Ok, ci siamo. Io adoro questo folletto. Sì, il pupotto è fresco fresco, è il motivo per cui lo stiamo facendo. È proprio questo. Perché è fresco fresco? Allora, ci siamo. Vediamo se abbiamo tutti i comandi che avevamo prima. No, ovviamente non abbiamo nulla. È un po' come all'inizio del primo. Allora, intanto non vi ho detto che tipo di gioco è, un platform, anche se ormai non viene più nominato come platform, ma un Metroidvania, perché questo genere è stato coniato dai giochi tipo Metroid e Castlevania, però sì, fondamentalmente un platform. E andremo, vediamo che si deve fare all'inizio di questo gioco. Già lui ha rallentato. Vediamo un po', seguiamo questo essere. Io non mi ricordo Orient and Blind Forest, quindi non posso. Ah, però questa cosa mi ricordo che all'inizio non la potevamo fare su Ori. E quindi. Platform, che cosa sarebbe? È presente Super Mario? Super Mario ce l'hai presente. Quel tipo di gioco lì. Il fatto che la visuale va a destra e a sinistra non è il tipico gioco 3D moderno, ecco, per così dire. Io credo comunque che il gioco non stia facendo 30 e 60 fps perché mi segna 31. Mi segna 31. Molti di voi forse neanche sanno di che sto parlando. Mi segna 31 perché c'è il V-Sync, ce la vede lui. Non mi fa settare 60, però vabbè, mi sembra abbastanza giocabile così. Se non dovesse essere, fatemelo sapere. Sentito un suono che non mi è piaciuto. Io continuo ad andare avanti, imperterrito. Ora sta andando avanti solo. È diventato tutto nero. Nuova vita, arrivò a Nibel, che è la foresta che lui doveva salvare nel primo. Ok. La battezzammo Q. Ok.
Che sta succedendo? Niente, guardiamoci questo video. Credo si possano saltare, però io li guarderei. Cosa? Ah, si è svegliato. Ce l'ha fatta. Ok, si è mosso. Qui non c'è dove andare. Io vorrei soltanto capire perché non sta facendo 60, ma non c'è l'opzione proprio. Postazioni, volumi, 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 danni. Sì, video non ti dà la possibilità di giocare, di settare il frame rate. Vabbè, mi informerò anche su questo. Ok, sì, Franny è gasatissimo. Ciao, chi sei? Che vuoi? Ah, si è teletrasportato, perfetto. Io non ho idea di quello che stiamo vedendo. Non so neanche quanto durerà tutto ciò. Vedremo, vedremo cosa succederà. Inverno. Non è più inverno. Sì, che era il prologo. La lingua non è inglese, il pupotto è una lingua strana, infatti ci sono le scritte in italiano perché il gioco è in italiano, il fatto è che loro parlano questa lingua, suppongo inventata, o non lo so. Anche Gumo e Naru lo sentirono. E perché è così depresso? Che non riesce a volare? Che è caduto? Perché è depresso? Ori, fai qualcosa. Si è mosso, incredibile. Allora, vediamo un pochettino. Ah, la rotta. Ok. C'è andato, guarda che depresso. Ma non mi spoilerare cosa succede nel gioco. Se ti chiedo aiuto, sì. È notte. Che cosa? Ah, la risposta risiede nel passato. Posso muovere? Passato devo tornare indietro, vediamo. L'ultimo dono di una madre. No, non so. Ah, così. Non
No, non so come si sale. Ma forse lui può oscillare? No, no, non lo so. E fin qui l'abbiamo capito. Avanti, Franni, visto che sai che cosa devi fare, diccilo. Ah, bastava andare di qua. Bravo, Giovanni. Ok. Ah, piuma di Kuro, hai acquisito una nuova abilità. Mentre sei in volo, premi RT per planare liberamente o cavalcare le correnti di vento. Buono. E questi oggetti li ignoriamo? Ole! Buono. Arrivo. Io volo e tu no. Ah, no. Tieni in bare, forza. No, non è la stessa cosa, mi sa. Riga Privitera, ciao, collezione malefica. Il problema è anche di Twitch che non permette di guardare una qualità più bassa. Ti devi accollare 720p 60. Fot, svegliati. Dove devo andare secondo voi? Assieme su nuove ali. Il cielo era a portata di mano. Niente. I miei consigli arrivano con 5 minuti di ritardo. No, no, sono io che non li leggo. Comunque, non so se voi avete visto Dragon Trainer o How to Train Your Dragon. C'è questa scena uguale dove lui vola soltanto se quello gli attacca alla finta. Ma è uguale, praticamente. Dragon Ball Z? Cosa? Sa Dragon Ball Z. Che sta succedendo? Si chiama Toppa. Non è una Toppa. Toppa è un'altra cosa. Quello era l'occhio di Sauron. Chiaramente l'occhio di Sauron. Boh, mi piace questa musichetta e tutto, quindi si sente la musichetta, meno male, speriamo che non, il gioco non ce lo blocchi. Twitch non ce lo blocchi. Comunque, per quanto riguarda il ritardo anche. A topos letterario, non toppa. Ok. No, per quanto riguarda il ritardo, si è tolta l'ala. Io avevo impostato la latenza bassa, però credo ce ne sia troppa. A prescindere. Controllerò in seguito. Ok, catastrofe delle catastrofi, e ora? Sì,
separati dalla tempesta, quindi mi sta dicendo che il gioco è cercare Q. Com'è che si chiama Q? Lo cercheremo. Cos'è questo? Un gatto? Ok. Muoviti, forza! Lo sta chiamando. Palude di acqua nera. Allora, vediamo che succede andando di qua. Lì c'è una cosa da prendere, ma non ci posso andare ora. Ok, qui c'è un mostro e non ho come attaccarlo per il momento. Oh sì, no, no. Hai trovato una sfera di vita. Raccogli. La raccoglie per creare. Questo era come nel primo. Vediamo qua. Contenitore di spirituale piccolo. La luce spirituale può essere scambiata con creature amichevoli per ottenere vari oggetti e miglioramenti. Ok. Ah. Questo è no buono. Devo aiutare Peppe con la cena, ma ce la potevo fare senza di me. Sì, speriamo. Premia. Allora, dobbiamo scendere. Questo ce lo sta dicendo il gioco e noi lo facciamo. Va bene. Poi. Qua c'è un. Qui non c'è dove andare. Quindi mi sa che si deve scendere. Quello è un cattivo, quindi no. Qui c'è un fuoco, premi X per afferrare una torcia. Ho afferrato una torcia, e ora? Ah, posso dare per attaccare, perfetto. È morto, perfetto, buono. Sfera di luce spirituale, ho trovato una sfera di energia, raccogli. Ma già l'avevamo di nuovo? Vabbè, ok. Qua ci vogliono le chiavi di volta per aprire, non ce le abbiamo. E questo è andato pure. Mi sono perso un pezzo lì su. No. E ora? Che dovrei fare? Questo non si rompe, questo? Questo sì. Frani mi ha trasmesso la sua forza e il suo sapere, ma magari. Aiuto. Cosa sei tu? Toc. Squark. Che cosa sei ora? Non un Moki, mi sembra chiaro. E non vieni, Dani Wen. Ho visto la maggior parte delle terre vicine e lontane, ma non ho mai visto nessuno come te. Vieni d'oltremare? Beh, qualunque cosa tu sia, io sono Tok, un viandante da queste parti. Le parti migliori, perlomeno. Per quando c'è qualcuno nuovo, mette like con il cuoricino in alto, se vedete i vostri giochi, fatele. Sì. Io mi rifugio nella tempesta, ma se stai pensando di andare oltre, dovrei attraversare quel cancello dello spirito a est. Ti servono due chiavi di volta, questo lo sappiamo. Come questa? Ah, mi sembra proprio che ce ne sia un'altra nella caverna più avanti. Ok, recupero però è un'impresa per qualcuno più agile di me. Ti va di provare? Sì. Ma me l'ha data una? No, devo andare a prendere l'altra forse prima. Scendo di qua. Ok.
Aia, aia, aia. No, forse non era buono buttarsi di qui. Vabbè, ormai sono qui, quindi non c'è poco da fare. Ok. Cos'è quello? Uno cattivo. Penso che morirò a breve. Sì, infatti, sono morto. Perfetto. Dove sono? Ah, vabbè, dove c'era il cattivo di prima, perfetto. Aia. Ok, l'ho ucciso, però ho tipo perso tutta la vita. Si è spenta la torcia perché sono so che c'era l'acqua, ovviamente. Aia, sono morto. Perfetto. Io forse dovrei arrivare sul muschio lì su, ma non ho come arrivarci. E io ora quello come lo uccido? Non lo uccido. E come dovrei fare? Ah, così. Ok. Ah, lì c'è una chiave famosa, la famosa chiave che, di cui parlava. Toc. Chiave di volta, ok, grazie. Ah, qui era dove ero caduto prima, perfetto. Aia. Eccomi. Ok, andiamo a aprire quella porta. Andiamo ad aprire quella porta. Qui non abbiamo come entrarci, vero o no? Quello lì non sembra molto felice di vederci, quello lì dietro. Cosa succede? Ah, ecco, esatto. Io ora che dovrei fare, secondo voi, per non morire? Scappare. Sono già morto. Cosa? No, qui questo non è un buon posto. Aia. No, ma è... Ma io dovrei uccidere qualcosa solo con una torcia, esattamente? Secondo quale principio? Poi lui non mi dovrebbe uccidere, illuminatemi. Ecco, sono morto.
Aiuto! Ma sti giochi cruenti. Aia. Qua è la torcia, qua pigliala. Ah, io allora se ci vado di sotto muoio, quindi devo evitarlo, ma tipo sempre. Nonostante io abbia un'arma, devo evitarlo. Esatto. Poi vai più veloce, perché sei così lento? Ok, va bene, abbiamo la torcia. Ma come dov... Cioè... Veramente, illuminatemi su come dovrei fare a non morire, perché non riesco a capirlo. È morto. No, davvero non so come fare. Se devo aspettare che mi attacca. No, se aspetto che mi attacca mi faccio male anch'io. Se ci vado sotto mi faccio più male. E non posso fare molto altro. No, almeno prima gli levavo qualcosa. Niente. Boo. Ecco, esatto. Ora non sto riuscendo neanche a scappare, penso un po'. E dai. Ma se io mi avvicino per attaccarlo mi fa malissimo. Ma quelle cose che avevo preso per ricaricarmi? Come si usano? Morto. Franni, tu che l'hai fatto, esattamente. Come dovrei evitare la morte? La tecnica attacca tipo tutto il tempo, non so quanto paga, perché lui mi viene addosso e mi uccide. Ah, aspetta, 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 è successo qualcosa. Ah, non dovevo battere tutto il tempo. Ah, tra l'altro il botto non ti ha censurato, però va bene, ok. Ce l'abbiamo fatta. Fatemi salvare. Non ti posso salvare, va bene. E dov'è? Come faccio ad andare avanti? Come faccio ad andare avanti? Devo tornare indietro. Ah, ok. Di qui non si passa. Di qui non si passa. Di
lì non si passa. Aia. Bello questo scheletro qui. Qui ci vogliono le chiavi di volta. Ok. Gatto! Gatto! Vieni qui, gatto. Gatto, è scappato, gatto. Albero! Albero! Forza, fammi salvare. Devi ammazzare il lupo adesso, me lo scrivi? Ah, quindi ancora è vivo? Entro la luce antica si risvegliava. Naru e Gumu cercavano nella notte. Ok. Grazie, lo so. Giocava, se c'è là il video. Gatti! Ma non sono gatti, sono... Beh, dai, simili a gatti sono. No, è arrivato. Ma non è che arriva di tavola, sei tu che non li invii, scusami. Tu non sei come gli altri. No, i versi stridoli, le urla. In te brilla una luce antica. L'albero lo ha ricordato, lo sapeva, ha brillato. Ha condiviso la sua memoria con te. Fendente spirituale, tieni premuto LT per assegnarla a X, Y, B. Io lo assegnerei a X. Ovviamente. Ora usa la luce, vogliamo vedere. Se ne sono andati. Tada. Ah, è una spada. Wata. Grumping di Pokémon ricorda solo in versione magra. No, Grumping è più un maiale. D'altra parte si chiama Grumping. Ok. Forza, ora possiamo finalmente fare un po' di aramento. Ok. Ma la cosa in ori che sbloccavi le abilità, le cose non c'è più in Blind Forest. Ok, fino. Aia, aia, aia! Aia, 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 aia! Mi ha ucciso! Ma come? Ed è subito Star Wars. Franny, ma quando ci hai giocato l'ho finito poco fa. Infatti. Aia. Ma manca a schivarlo sto coso. È morto? Da solo, si è suicidato. Bravo. No, lì non ci possiamo andare, andiamo avanti, ok. Cosa sei tu? Magnete, ha ottenuto un nuovo vento spirituale, le sfere sono arrivate attratte... Ah! Quindi praticamente non le sblocchi a tua scelta, ma le trovi in giro, le abilità. Allora, che scritto Zarzi potremmo trovare un giorno in contemporanea su YouTube, magari una diretta anche lì. Allora, in contemporanea, forse su Facebook? Contemporaneamente? Sì, può essere su Facebook, su YouTube e Twitch insieme no. Semmai una solo su YouTube, ma probabilmente su Facebook ci stiamo attrezzando. Quando capirò un po'
una serie di cose, tipo perché Ori sta facendo 30 fps anziché 60. Aiuto. La luce ti ascolta, devi essere uno spirito. Sì. Noi mochi pensavamo che tutti gli spiriti fossero scomparsi da Niwen. Addio spiriti. Ma quindi non so, gatti sono no, con mochi, come ha detto Franny. C'è qualcuno, conosciamo uno scorpione? Vai a guardare la parute. Warlock ti ha aiutato la strada. Uno scopritore, non uno scorpione. E ora arrivaci lì. Ok. Trova Quolok. È qua Quolok, quindi devo andare su. Devo andare su. Cos'è questo coso? Ma una puzzola. Sì, sono tenerissime, è vero. Come ci arrivo lì su? Come ci arrivo lì su? Cos'è questo? Non ce l'ho le chiavi. Non è che di qua si scende? Sarebbe interessante scendere perché ci sono delle cose, però mi sa che ci vogliono delle armi che io non ho. No. Sì, la mappa l'abbiamo visualizzata, ma se non l'abbiamo capito, il motivo ci saranno. Allora, intanto posso andare qui giù, il che può essere una cosa. Aia, aia. Beh, lo lasciamo stare lì. Aia, aia. Noi stiamo andando di giù anziché di su. Però va bene così. Non posso andare in nessun modo di là. Va bene. Pozzo! Buono pozzo. La luce dei pozzi si estende tutta Niwen. Si unisce, guarisce, percepisce. Perix per attivare questo pozzo spirito e ricaricare vita ed energia. Sì, già l'abbiamo fatto. Questo abbiamo fatto fuori. Ok. Quella è una leva. Molto di Tomb Raider. Come la piglio quella leva? Non la piglio. E di qui non si scende. Che sono sempre bloccato costantemente. Che posso librarmi nell'aria con questo coso, vero? No.
No. Questo non si taglia, ma poi io non scenderei lì, è abbastanza cattiva la vista. Boh. Però posso andare di su, esatto. Ma io venivo da qui. Non venivo da qui io, scusatemi, sì. E quindi ho concluso nulla. Ce l'ho fatta! Incredibile. No. Ah. E sarà sempre un mostro cattivo, al solito. Morto. Ah, ce n'è un altro. Ce n'è due. Non uno, due. Aia. Morti. Ok, si è aperto. Ah, no, non era la scelta giusta questa. Per niente. Ok, allora. Qui si scende. Questo lo prendiamo? Sì. Aia. Ma poi perché ci sono caduto sopra? Non si capisce. Dai, ma se ti ho ucciso! Ok. Blocca del gioco, no. Non ho letto che cosa posso fare. Doppio salto. Ah, ok, doppio salto, perfetto. Buono. Ha detto nudo un offerendo spirituale, ok. Aderisci ai muri. Premi questo per equipaggiarlo. Ah, li devo equipaggiare? Fammi capire com'è sta storia. Ah. Ah, non avevo capito che dovevo equipaggiarli. Quindi tipo faccio così, mi attacco e rimango fermo. Buono. Questo è ottimo come cosa. Vediamo. Perfetto. Ok. Certo, il doppio salto è tutta un'altra storia. Devo andare di là. Dai! Non è che è facilissimo. Ok. Cosa posso fare con questo? Ah, hai capito! E ora che l'ho preso su stare, scusa, che cosa cambia? Che spaccio sto coso? No, non è cambiato nulla. Ah, quello teoricamente era per saltare su, io ho trovato una soluzione alternativa. Ho capito, va bene. Qui al solito i nemici tornano. Qui c'è il pozzo. Io un attimo mi ricaricherei, salverei tutte cose e andiamo avanti. Ok, cattivo, 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 cattivo. Ah, però certo, col salto che c'ho il doppio salto rimango sospeso in aria, tipo. Ah, ora che ho il doppio salto posso raggiungere la leva, teoricamente. Vediamo. Olè, e vai. Allora, Dolland mi scrive in privato. Non ho capito che sta facendo, sinceramente.
andando. Mi sono perso qualcosa. Allora, ma ora che ho abbassato la leva, che è successo? Non l'ho visto. Cosa è successo, raga? Ah, si è abbassato questo coso. Ah, dove gli avevo messo la roccia. Ok, va bene. Ok, non avevo visto. Perfetto. Tutti giù per terra. Aia. Ma quel coso? Non lo so. Forse se lo spingo. Mamma mia, sono un genio. Sono un genio. Proprio sono un genio. Ho preso una chiave. Di volta, benissimo. E ora dovremmo tornare su. Tanto facciamo il culo a questo coso qua. Per tornare su. Per tornare su. Ora ho preso una chiave di volta. Dove devo andare? No, questa non è la mappa. Io volevo la mappa. Ok, allora di qui finisce tutto. E quindi? Dov'è l'altra chiave? Sono perso dove potrebbe essere l'altra chiave. Aia. Ok. L'altra chiave. Non è morto? Ora sì. Dove sono finito? Ok. Sembra di lì non ci posso scendere ancora. Però posso fare il doppio salto che mi permette di andare di là. Questa è un'ottima cosa. Ho trovato la chiave! Magico. Prego aprire le porte, grazie. Oh, Dolande è arrivato! Dolanda è arrivato. Dolanda, tu sai spiegarmi il fenomeno del perché il gioco ha deciso di fare 31 FPS anziché 60? Aia, aia. No, no, no. Esatto, sono morto. Bravo. Bravo, complimenti. Audio di 5 minuti, la tocca piano. La tocca molto piano. E manco troppo in realtà. Questa è cattiva.
Questa è cattiva. Io fossi in Hollanda, non lo so. Più di 25 indistinguibili nell'occhio umano? Sì, chiediglielo a qualcun altro. Kistia 25, mi sono scritto solo per vedere che stai combinando. Allora, considerando che Kistia io conosco solo una persona, sarebbe divertente. Che sto combinando? Sto cercando di non morire a questo gioco con scarsi risultati. Ok. Dolanda si accorge anche se sono 60 o 61 gli FPS comunque. Oggi 5 minuti. Dolanda, inutile che mi ignori. Proprio. Ma questa è cattiveria. Io ribadisco che è cattiveria. Cattivera. Comunque, Kistia, mi sono iscritto su Twitch o al canale? Perché al canale non è arrivata l'iscrizione. Sarebbe arrivata una bellissima notifica che ci avrebbe fatto emozionare tutti quanti. Quindi potresti anche iscriverti. Allora, dove vado per non morire? Giù, giusto? Ma giù ci sono appena stato. Vengo da giù. E quando ci vado su? Ah ah. No, posso andare di qua. Perfetto. Che è successo? Ah no, si era fermato. Aveva deciso di bloccarsi, tipo bloccato. Ah! Dolando si può acchiappare con una persona per volta, quindi intanto si acchiappa con Franny e poi la gestisce. Giusto, giusto. Olè. Ah, qua c'ho un Mocchi. Sei uno spirito? Allora trema, spirito. Hai davanti a te Mocchi il coraggioso. Non. Si è iscritto! Chi è si è iscritto? Kistia, grazie Kistia. Tanti cuoricini. Non so praticamente come ce lo so, ma sono coraggioso. O lo sarei se avessi un trofeo. Un trofeo come un teschio di ululo. O magari anche solo una zanna, se la testa è troppo pesante. Ho sentito Ululo combattere verso est. Magari ne ha perso uno lungo il cammino. Missione secondaria. Qua abbiamo difficoltà con le missioni principali. Ah dai, Franny però si salva dicendo comunque avevo detto umano non Dolland. Kistia, a Twitch, ho sempre saputo della sua esistenza, ma so se mi resta ricordo al mondo YouTube. Sì, però Twitch è la migliore piattaforma attualmente per lo streaming dei videogiochi. Allora, dove vado? Devo raggiungere questo tipo qui? Boh. Dai. Comunque, Zarfone secondo lei è bellissimo perché ti sento urlare da qui e dopo 10 secondi finalmente arriva anche in streaming la frase. Sì, ci sono 10 secondi di ritardo. Non so perché, tra l'altro, a me Chrome mi sta dando grossi problemi. Cioè, come se fosse perennemente bloccato. E anche. In questo momento anche Safari. Quindi non so se lo streaming sta continuando o si sta bloccando. Fatemi sapere perché non lo capisco. E soprattutto non capisco neanche da cosa dipende, quindi. Di qui non posso andare a nessuna parte in questo. A parte che Dolanda è umano, comunque volevo capire quale fosse l'argomento al quale hai risposto con oltre 5 l'occhio umano. L'argomento è, Dolanda, che il gioco mi sta facendo 31 FPS. E non capisco perché, visto che sto giocando a 720, perché tanto Twitch più di un tot non fa fare. Quanto è Sonic sto personaggio? Effettivamente sì, dai. Recuperata! Wow, Zanna di Ululo. Pensavo fosse più difficile. Cioè, non è che è stata facile, per carità, però.
Allora, io sono su Chrome, non so se cambi. Ogni tanto si blocca e devo ricaricare la pagina, ma su Safari era peggio. Sì, ma non capisco perché. Si blocca perché siamo tutti connessi alla stessa rete? Può essere. E ora come ci arrivo lì su? Così. Oh, una vera e propria zana di oro. Adesso nessuno dubitava di Mock il coraggioso. Questo è per te, sono coraggioso ma anche generoso. Ma è Superman. E il pupotto è Franny. Ci fate sapere se si blocca anche a voi, perché a Dollande è inutile neanche chiederglielo. Hai trovato del minerale nel mare di un hub artigiano, potrebbe servire per riparare delle strutture. Ok. Cosa vuole? Premix. No, già ci ho parlato. Basta. Fai silenzio, spirito. Sto ripassando il mio racconto epico della mia storia contro Lulu. Ah, quindi sta inventando tutta la storia. Ho capito. Come ci arrivo lì su? Non ci arrivo lì su. Ci sono arrivato. A me si bloccava anche l'altro giorno. Allora, mi sa che bisogna trovare una soluzione sul fatto che si blocchi. Spericolare, ottenuto un veleno spirituale. Infliggi, subisci più danni. Premi per equipaggiarlo. Direi di sì. E ora come ci arrivo lassù? Non ci arriva più lì su, perfetto. Ok, ce l'ho fatta. Premix per assorbire la luce, assorbiamo la luce. Rigenerazione, acquisito una nuova abilità. Tieni premuto LT per assegnarla a X, Y, B. E consumi energia per recuperare la vita. Ok, B. B assegna. Ma non ha assegnato un fico secco. Ah, B, ok. Manuto sei caduto. Ah. Posso notare ora? Da quando lui può notare? Dove devo andare? Dove devo andare? Ok. Mi sono scordato di andare. No, di qui no. Stai mettendo i comandi uguali a me. No, fra, se ci pensi sono i comandi del primo gioco. Sono gli stessi. Ma poi tu ci hai giocato col joystick?
Parliamo con il lupo. Salve viaggiatore, sono Lupo, straordinario cartografo. C'è stata una bella tempesta, le mie mappe si sono un po' inzuppate, quindi posso dartela a metà prezzo, ok? D'altronde giravore che tu sia alla ricerca di un'amica, e cosa c'è di meglio di una mappa quando cerchi qualcosa? Vuoi acquistare questa mappa di questi acquitrini per 50 dolci spirituali? Sì. Sono un po' pro ormai a fare. Ah, riga, ci sei pure tu? Intanto. Ah, mi ha sbloccato tutta la mappa, buono. Però comunque non posso andare qui. Quindi non me l'ha sbloccata tutta, in realtà. Però vabbè, certo io non ho fatto tutta questa parte ancora. Però devo andare di qua, io andrò di qua, è inutile che mi faccio il giro del mondo in 60 giorni. Sono 60? O 80? Allora. Franny, a proposito, tu che ci hai giocato? La durata di questo gameplay la sai? Io voglio arrivare lassù in qualche modo. Ma mi sa che non posso ora come ora. No. La cosa del doppio salto, ragazzi, è con tutte le leggi della fisica ogni volta in tutti i giochi è. Credo ci fosse un gioco addirittura che si chiamava. Non mi ricordo, comunque a un certo punto quando imparavi il doppio salto ti diceva: ora hai imparato il salto salto contro leggi della fisica, una cosa del genere. Ovvio che ci sono. Meno male. Va bene, belli, vi abbandono che mio marito chiede il divorzio. No, ma digli di guardare pure lui. Hashtag 25 FPS. Fa subito crash. Allora, chi sei tu? Sei qui a goderti il panorama incantevole, non trovi ammira la sorgente in tutto il suo splendore. È già passata un'intera generazione di mochi da quando le ruote del mulino hanno girato per l'ultima volta. E girovoce che ci siano una. Stavo leggendo! Ti interesserebbe perfezionare la tua abilità, posso offrirti un bello sconto prima acquisto, quindi scegli con attenzione. Sì. Ah, economico. Vabbè, però dici che mi farà lo sconto. Un colpo forte e veloce contro i nemici, lancia, consuma energia, scaglia una potente lancia di luce, consuma tanta energia. Stella spirituale, lancia una stella che torna indietro, fulgore, consuma energia, incendia i nemici vicini, evoca una sfera spirituale che attacca al tuo posto. Cosa compro? Ora che Fred è andato, andrò più avanti del gioco, probabilmente. No, no, ora ce la facciamo, non vi preoccupate. Consigli su cosa comprare: sentinella, distruzione spirituale, lancia, stella spirituale o fulgore? Tempo che arriverà la chat. Se arriva la chat, magari mi lasciate qui a guardarli inerme. Potrebbe succedere. Probabilmente sceglierò da solo. Me lo sento. Va bene, allora, sentinella consuma energia, evoca una spirituale, questa non mi piace. Un colpo forte, qua io prenderei questa, distruzione spirituale, un colpo forte che non consuma nulla e attacca e basta. Consuma energia, consuma tutta energia, quindi prenderò quello che non consuma energia. Fammi lo sconto,
Non mi ha fatto lo sconto. Va bene. Usa meglio che poi la tua nuova abilità. Alla prossima non sarai così a buon mercato. Se vuoi metterti alla prova, c'è un tempio dello spirito nelle vicinanze. Il giusto posto per dimostrare il tuo coraggio. Le nostre strade si incrociano di nuovo. Fino ad allora tieni sempre pronta la spada e lo sguardo rivolto al cielo. Anche se doveva dire fino ad allora fate il misfatto, ma non l'ha detto e quindi. Il tempio dell'acqua nera. Ma ora che fa? Mi ha dato questa abilità? E io la devo equipaggiare? Sì, la devo equipaggiare qui. Perfetto. Buono, mi piace. Sono caduto. Beh, in realtà era quello l'intento. Dove devo andare? Allora, di lì non c'è nulla. Di lì non c'è nulla. Si potrebbe andare giù e andare tutto a destra. Andiamo tutto a destra, dai, forza. Questo fa male. Sono stato bravissimo, ho fatto l'acquisto migliore, sicuramente. No, questo non si apre. Questo no buono. Però qui si mi posso aggrappare, sì. Perché. Che diceva? Tieni premuto per dondolare. Poi prima apri il secondo salto balzolante. Ah. Che figata. Olè. Perfetto. Questa cosa che non si può scrivere in maiuscolo mi spezza. Sì, è per evitare che la gente spammi così a caso e infastidisca gli altri. Fondamentalmente è quello. Ah, ma mi ha fatto cadere. Aia. Io volevo andare lì. Come ci arrivo lì se qua è chiuso? Non mi ci fa andare, non ci posso. Ah, devo scendere. Ah, ho sbagliato. Vabbè, allora proverò a tornare indietro. Vediamo che succede. Forza, fammi cadere. Non mi fai cadere stavolta. Intanto ti ammazzo, facciamo così. Ok, morto. Non l'ho ucciso alla fine. Vabbè. Aia, aia, aia. Questa fa male, questa fa male. Vado a studiare, va? Qualche altra volta resterò di più. Ma ancora tu studi, giusto? Onesto, cos'è tu? Cosa sei questo? Ciao Kistia, comunque, grazie della follow. Cos'è questo coso? Questo forse Riga ce l'aveva veramente buttata. Dicendo che ora che se ne andava Franny non saremmo più riusciti ad andare avanti. Perché lì non ci riesco ad andare, ci riesco ad andare da un'altra parte. Se ti interessa, vabbè, forse già si è scollegato. Sì, vabbè, niente. Questo, qui voglio aprire io, ma non si apre. Vabbè, troveremo una soluzione. Aia. Ok, mi sono ricaricato la vita. Visto che lo potevo fare. Aia. È morto finalmente. Grazie, gentilissimo. Come ci arrivo lì su non si sa. Così. Ci arrivo lì su. Ok, allora. Non ce l'ho fatta. Riproviamo. Allora. Riproviamo. Olè.
Aia. Mi ha ucciso. Si è suicidato. Ah, cretino. Va bene così. Quindi queste zanzare non sono belle da farsi vedere. Che succede? Noi mochi abbiamo visto del caduto del vicino alla casa che ci siamo lasciati alle spalle. Ah, Bosco Silente, un nome a caso. Bosco Spaventoso. Gufo. Si chiamava Q. Non si sa che sta succedendo. Qualoc è gentile, Qualoc può aiutare. Cosa va questa leva? Ah, fa uscire un po' di cose per passare, buono. Lo sguardo del grande Qualoc si posta sui meritevoli. È così che dice la leggenda. Ovviamente questo non è Qualoc, è solo una grossa statua, giusto? Pensarci bene non ha chi mi potrebbe usare lo sguardo su qualcosa. Futili leggende, bah. Leva. Buono. Buono. Questo è buono. Ok. Ma io non venivo da qui esattamente. No. Sì, venivo da qui. E che cosa ci ho concluso? Cosa ho concluso esattamente a venire a ritornare indietro? Scusate, mi sono perso il senso di questa cosa. Non ha. Boh. Se non ho differenza tra 25 non sei un buon ottico. Dolando, penso che tu l'abbia scritto tanti anni fa. Se è arrivato adesso il messaggio. Mamma mia, bella connessione davvero. Hai acquisito una nuova abilità, arco spirituale. Ma devo liberare qualcosa, tipo questo? Vediamo che fa. Ah, bella questa abilità. È tutta una tattica per farti venire qui ad ammazzarti così vedi il tuo fidanzato. Potrebbe essere. Allora, si è sbloccato l'arco fondamentalmente. Che servirà a qualcosa, suppongo. Ah, tipo prendere quello? Vediamo.
Ah, hai capito. L'utilità dell'arco. Ah, e ora? Ah, da qui devo fare. Perfetto, grazie, gentilissimo. Ah, quindi avrò sbloccato un'altra cosa tipo lì. Vediamo. Ah, magnifico. Ho sbloccato una key feature. Posso uccidere anche la zanzara malefica. No. Posso farla anche da attaccato qui? L'arco? No. Non devo essere poggiato per usare l'arco. Ah, devo avere energia per usare l'arco. Ah, consumo energia. Questo è non buono. L'ho missato. Perfetto. Pietra oculare. Questa strana gemma a forma di occhio entrerebbe effettivamente in un'orbita oculare di pietra. Che noi avevamo visto dove? E chi se lo ricorda? Ah, boh. Perché ti ha detto la statua non ha occhi? Perché ti ha detto la statua non ha occhi? Ah! E quindi come ci vado? Dalla statua. Boh, ora la cerchiamo. Ah, devo prendere l'altro occhio però. Ovviamente l'altro occhio però io senza arco non lo posso fare. Mamma mia. Rica Privitera ha donato 14,34 euro. Grazie. Grazie. Ce l'abbiamo fatta. E quindi risulti nell'ultima risulti anche nella live adesso come ultima donatrice. Esatto. Abbiamo recuperato tutti e due gli occhi. Dobbiamo andarli a portare a lui. Vediamo. Andiamo a portarli lì. Vediamo che succede. Ok, gli abbiamo messo gli occhi, fantastico. Si è aperto. Oh, lo straniero luminoso di cui parlano i miei clienti con tale soggezione. Dimmi, è normale cadere dal cielo per quelli come te? Ho incontrato molte stranette nei miei viaggi dopo tutto. Oh sì, alcuni cadono, alcuni volano, alcuni vagano in cerca di una preda, alcuni strisciano. Ma sono tutti clienti, sai? Solo clienti che vogliono frammenti spirituali. Energia, ottieno. Ah, vitalità. Ma io ho 192, non posso comprarmi nulla. Non posso comprare proprio nulla. Posso comprare nulla, non fa niente. Aia. Ora ce li avrei i soldi, per esempio, per comprare. Ma io lì come ci arrivo? Dovrei spararli. Esatto, che esce fuori un ponte. Ai, ai, ai. Questa è una porta. Ok. No, no, no.
Bella idea. Ci vuole l'arco per l'arco. Allora. Ok. Gatto, che poi non è un gatto, ma un mochi. Sei uno spirito vero, ho visto il tuo fantasma. No, è vero, c'è un posto dove gli spiriti andare corrono e giocano. Una volta ho provato a fare gara con loro, ma non sono così veloce. Le prove dello spirito. E quindi? Ah, dovrei. Ah, è un'altra destinazione. Sono morto. Che mi è esploso in faccia qualcosa. Ah, sì, già me l'hai fatto vedere, ok, però io lo riguardo perché giustamente ero morto. Allora, per uccidere quello senza farsi ammazzare, bisogna fare così. Ok. No, no. Ok, leva. C'è una leva. Noi ovviamente la spostiamo. E vediamo che succede. Ok. Lì non c'è niente. No. Cosa è successo? No, no, non si sa che cosa sta succedendo con qualcosa. Boh. Cosa dovrei fare? Spegnere questo? Aia, no. No. Non capisco. Ah, ho chiuso una porta che mi faceva comodo, penso, vabbè. Aia, zanzara. Mi ha ucciso! Mi pare che io capisco cosa devo fare, dove devo andare. Questo cos'è? Non si sa. Aia.
vediamo. Non mi convince questa cosa per niente. E ora? Ah, ok, quello si chiude. E ha fatto cadere questo masso. No, muore qui. Aia. Allora, vediamo che cosa deve fare. Intanto faccio cadere quel masso che mi pare che sia una cosa utile. Ora cerchiamo cosa fargli. E dopo che lo mettiamo qui in questo masso, cosa ci abbiamo concluso? Ah, ok, il masso va messo qua. Ok. E come glielo mettiamo il masso lì esattamente? Facciamo una prova. Così. Ok, chiaro. Wow, ce l'abbiamo fatta. Forza. Ok, si è aperto. Perfetto. Ok, leva. Fai abbassare l'acqua. Perfetto. Sì, è stato un bel puzzle da risolvere. Ok, ops, no, vabbè, dai. No, aia, no. Allora, io la sono tanto giù, non so se dovevo essere così tanto giù. Penso che devo fare questo. Ok. Ma questo è per risalire però. Quindi che cosa ci ho concluso non si sa. E ora? E ora? E ora? No, senza che sono sceso molto nel livello. Volevo capire cosa concludevo adesso che. No, non concludo nulla. Ok. Aia! Allora, non lo so, vediamo. Non so cosa fare veramente. Esatto, tipo non perdere tempo potrebbe essere un'idea. E poi? Bella domanda. Bella domanda.
Sì, è una trappola questa, a tutti gli effetti, comunque non c'è dove andare. Ora apro di qua e poi no, poi non posso salire. Aia, esatto. Aia, vediamo un po'. Eccolo. E ora si leverà quel coso che non mi faceva passare. Esatto. Ma che cosa ho concluso? Cioè, arrivare fin qui per fare cosa? Boh, vabbè. No, lì su. Adesso. Niente, ho perso un sacco di tempo. Di nuovo. Uno. Due. Tre. Ok. E adesso sono tornato di nuovo qui. Cosa ho concluso? Se non morire. Ho concluso la morte, va bene. Qui la mappa non va da nessuna parte, quindi devo tornare indietro. Vabbè, ok. Aia. Aia. Aia di nuovo, morte, giustamente. Una serie di aia, una appresso all'altro. Cioè, ora io, anche se ritorno da quel tipo lì, che non ne vede il motivo, giusto? Cosa mi dovrebbe dire? A meno che dovevo andare di là? E come ci arrivo di là? No, e lì non è facile arrivarci. No, non è che non è facile, è impossibile. No, lì non ho come arrivarci per niente. Quindi ora boh, vedremo. Perché io devo prendere, penso, questa cosa viola che c'è sotto di me per aprire questa porta qui. Ma non. Come ci arrivo lì? Aia.
vediamo. Un pochettino. Eh no, ma dai. Poi perché da qui esattamente? Forse devo provare a fare tipo una cosa. No. No, non c'ha. Non riesce a aggrapparsi di là. No, non riesce. Boh. Aia, volevo evitarlo, ma ovviamente con scarsi risultati. No, sbagliato, sbagliatissimo. Dovevo attivare quel coso lì. Io però già questa cosa l'ho fatta. No, ma dai, veramente. Ok. Io ho mosso questa leva. Non posso neanche rimetterla al suo posto, tra l'altro, anche volendo. E si era aperto di là, io sono andato e poi... Mi sono perso qualcosa, decisamente, mi sono perso qualcosa. Ah, qui non ci sono stato. Ma sono morto, infatti. Aia, ma se sono appena tornato. Ma dai, ma datemi il tempo di capire dove sono. Io lievito tutti. Ok, se non altro abbiamo capito dove andare. E da questo tipo come ci arrivo ora? Ci arrivo da questo tipo. Penso devo scendere per ora. Questo si aprirà sempre con una ma con un masso che lo blocca. Ah. Ah, quello non si può.
Aia. Questa l'abbiamo aperta. Aia. Questo solo alle spalle si può colpire, sto coso. Ma lui ci uccide prima. Non c'è più, perfetto. E ora per arrivare lì davanti, premix per attivare il piedistallo. Attiviamo il piedistallo. Ricompensa sfida. Ah, le prove dello spirito. Notizia verificata. Ah, buono. Abbiamo sbloccato una cosa. Ok. Senti, rimani là. Cazzo, me ne frega a me. Assorbiamo la luce. Hai acquisito un'abilità. Scatto. In avanti anche a mezz'aria. Buono. Ah, ma che... L'avrei dovuto sospettare che lo scatto serviva per evitare la morte. Ah, ok, va bene. Premi RB dopo un doppio salto per coprire una distanza maggiore, certo. No. Ok. Non l'ho raggiunta la distanza maggiore che mi interessa a me. Ok. Non ce l'ho fatta neanche stavolta. So che le abilità che acquisisci mi ricordano Crash. Sì, abbastanza. Dove dovrei andare? Ah, non lì. Neanche qui, cioè comunque penso devo arrivare qua ma senza morire e sono morto, quindi ricomincio da qui. Dai. Morto. Che qui dovevo andare. E ora? Non devo andare su, vero? O sì? Potrei andare su. Per andare su, facciamo che uccido quello. Ok. E ora? No, 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 no. No, buono.
Vabbè, io me ne frego di quella cosa. No, il rinoceronte è qua. È lo stesso. Dai. Qualcosa ti torna le armi indietro, perfetto. Ok. Dove devo andare? Questo cos'era? Ah, il fatto che ho risolto un... Ah, ma ora quindi io riuscirò ad andare a prendere quel famoso coso che non riuscivo a prendere, che si trova... dove si trovava? Dov'era? Qui. Qui, certo, perché ho il salto quello con l'allungo. Perfetto, perfettissimo. Giusto. Sono morto. No, dai, dai. Da che lato devo andare? Quindi posso raggiungere anche il tipo qui, perfetto. Salve la Valle di Volo, che ti è il benvenuto. Siamo nel settore di del declino. Vuoi acquistare una mappa residente Rosper in 100 luci ispirate? Sì, acquistiamo. Quindi ora credo che sia diventato... Ma l'ha integrata ancora, no? Forza! Sì, dai. Boom, e si aprì la mappa. Grazie. Dai! Sto arrivando a quel punto. Ce la possiamo fare. Aia, aia. Qua c'è gente che mi vuole del male. Ah, sono morto come un cretino, veramente. No, 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 ma dove sono? Non volevo andare qua. No. Io volevo andare di su. Aia. Non le sopporto queste cose, veramente. Le specie di zanzare. Dai, ma veramente? Secondo me non ci arrivo lo stesso. Infatti, non ci arrivo comunque. Lo può fare due volte questo scatto rapido lui? No, una volta solo lo può fare. Fatto. Ce l'abbiamo fatta, incredibile. Incredibile, incredibile. Allora, dobbiamo sempre aprire quello. Signore e signore, pozzo. Partita salvata. Io direi che, sebbene sembra vicina alla meta, non lo è per niente. Sono abbastanza certo di questa cosa. E direi che va bene così. Sono quasi le 23. E io direi che per oggi va bene. Spero vi sia piaciuto Ori. Saluto tutti quelli che sono rimasti connessi, anche quelli che se ne sono andati, tipo il pupotto che è scomparso nel nulla, Dolan della sua connessione, però va bene così. Ci vediamo giovedì alle 21:30 però, anziché alle 21 con il Sim Racing, che
che è un altro tipologia ancora di gioco, capisco che che è completamente diverso. L'interazione con la chat sarà ovviamente minore perché quando ti concentri a guidare diventa un po' più complesso rispondere alla chat, però cercheremo di fare il più possibile, con 10B. Io direi a questo punto che ci possiamo salutare qui, io faccio partire la nostra sigla di sottofondo, vediamo se riesco. Sì. E detto questo, io vi saluto, vi do la buonanotte. Vi ricordo, se non lo state facendo, di seguire su tutti i social network, su Instagram, su Facebook, lasciare follow su Twitch, condividere questa live e andare su www.fuoricontrollo.it. Da oggi potete anche acquistare su Amazon dal mio link su www.fuoricontrollo.it, o comunque trovate tutti i link in giro, ve li manderò. A questo punto io vi saluto veramente, ci vediamo giovedì alle 21:30. Un saluto a tutti, ciao ragazzi!